canale. Oggi voglio proporvi un tutorial super super sprint per realizzare un regalo dell'ultimo minuto per San Valentino. Tutto quello che vi servirà è una scatola di cartone e tanto tantissimo cioccolato. Buon tutorial! Eccoci qui, ho preso la mia scatola bella e pronta e adesso la andiamo a decorare e a riempire di cose buone. Questa scatola la trovate in tutti i negozi di articoli per feste o nelle cartolerie ben fornite, una semplice scatola in cartone. E vediamo, ha un diametro di 15 centimetri, sì, 15 centimetri. Partiamo con il nostro progetto. Per prima cosa io ho preso un pezzo di polistirolo che mi è avanzato dalle creazioni precedenti e lo inserisco nella scatola. Voi potete anche utilizzare la spugna da fioraio, insomma, quello che vi farà spessore e che soprattutto vi permetterà di infilare i vostri stecchini. Poi prendo dei pezzetti di carta crispa rossa di rettangolini e inizio un po' così a coprire il mio polistirolo lasciando qualche triangolino fuori. Fatto questo, mettiamo un attimo la scatola da parte, prendo i miei dolcetti che sono tutti confezionati, quindi la colla non andrà a toccare il prodotto alimentare, ne metto comunque poca e inizio a comporre il mio bouquet mettendo prima i pezzi più alti dietro, incastrandoli al polistirolo, e poi metterò i pezzi più bassi. Filo di colla, incollo il mio stecchino e vado ad inserire. Se lo stecchino è troppo alto, lo spezzo e inserisco. Continuo così con tutti i miei cioccolatini. Arrivata a questo punto prendo qualche rosa
di stoffa che ho comprato e vado a posizionarli qua e là. Questa forse è un po' troppo grande. Ecco qua, posiziono le mie rose, i miei fiori, poi vado a riempire gli spazi con i baci qua e là, gli spazi vuoti li vado a riempire in questo modo. E anche qualche cuoricino che ho sempre acquistato. Hopla. Ok, la mia composizione di cioccolato è pronta. La vado a decorare con un bel nastro. Un bel fiocco. Un po' di nebbiolina. Che sono dei rametti che si comprano sempre dove vendono anche i fiori finti. Ed ecco qui. La nostra composizione golosa di San Valentino è pronta, facilissima da realizzare. Molto carina. Vi lascio alle foto e alla fine del video. La mia scatola di Le Cornie, il mio bouquet di cioccolato. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciatemi un bel pollice in su, iscrivetevi
iscrivetevi al canale con la campanella e mi raccomando, seguitemi su Facebook e su Instagram. Buon San Valentino!